Siamo qui. Loro sono un gruppo prettamente siciliano, un genere nuovo, un genere loro chiamano folk. A voi gli Zigano! Ecco qui Luigi, è tutto il gruppo gli Zigano con uno stile tutto suo. Io, Melisa, ti lascio sul palco con loro che insomma vi racconteranno un po' come nasce il brano che stanno per cantare. Vi ricordo che è un brano scritto da loro, quindi un'interpretazione del tutto personale. A voi, gli Zigano, prego. Ora, appena si sistemano, ci parlerai un pochino di questo brano, come nasce, a cosa è dedicato, che messaggio vuole dare. Allora, non c'è fretta. Scusate. Allora, Luigi, ci sei? Ci sono. Allora, il brano si chiama Mani Lorde. Parla di mafia. È un argomento che è un po' toccante. A volte anche un tabù, giusto? Allora, diciamo di sì. Questo pezzo riguarda due storie che si intrecciano. La prima storia sono i sentimenti e le emozioni che prova un assassino che sta per compiere un omicidio, che poi non riuscirà a compiere, vedrete il proseguirsi della canzone. E l'altra invece è una riflessione che facciamo sul nostro ruolo, su quello che quelle sono le nostre colpe, diciamo, da siciliani nei confronti della mafia, di come noi abbiamo aperto, diciamo, le nostre porte alla mafia, appunto. E il pezzo è stato scritto da noi, o meglio scritto da me, però musicato insieme ai grandissimi musicisti di questo bellissimo gruppo che vi presento adesso. Sono Enrico Falzone alla fisarmonica, Edoardo Privitera al basso e Martino Pantano alla batteria. Io sono Luigi Benincaso, adesso. Io non direi che non c'è altro da aggiungere, vi lascio a voi gli Zigano con un brano Mani Lorde, gli Zigano. Tieni il fiato, premi il grilletto, stai attento e cauto, mira dritto al petto, premi il pulsante, arma la bomba, il cambio d'umore sarà la tua tomba. Siamo nati dai poemi e dai granai italiani, siamo cresciuti in questa terra e ci chiamarono siciliani. Il sudore delle braccia al comando dei mafiosi sono le gocce della morte che senti quando risposi. Ammazzare un borsellino, altri quattro magistrati, ci guardiamo nelle mani e ci vediamo insanguinati. E loro campano grazie alla nostra disonestà, e noi strapotenti distruggiamo la civiltà. Via, andate via, vogliamo la verità, non ammazzate la polizia, osate giurarmi, è onore uccidere poveri innocenti. Se vuoi combattere la criminalità, inizia ad abbattere la tua omertà. Moglie e figli, ho la pistola in mano, potrei ucciderlo, ma non sarei umano. E ma lo
sai che la mafia non è solo ammazzare, mafioso sei tu quando non sai cosa dire, quando il tuo corpo diventa paura e sei convinto che la tua vita è più sicura. E molta gente te ne parla, dice quello che hai in mente, difamando la nostra terra, spara tutto e non si pente. La Sicilia è la terra di chi pensi se ne fotte, ma in realtà è la terra dove la mafia si combatte. Terra, la nostra terra, non vale la pena distruggerla con questa guerra nel nostro ideale. E il mondo lo vivi solo se sai amare, se vuoi ascoltare queste mie parole, non ti darò la luna, bensì il sole. Cominciò a battere forte, talmente forte, che di un tratto si fermò. Grazie. E loro sono gli Zigano, eccoli qui, prima figli di miei, Luigi. Hai visto il successo? Ricordiamoci una cosa, scusate se ho finito. Noi parliamo di ideale, che è l'ideale dell'amore, no? Infatti diciamo... se vuoi ascoltare queste mie parole ti darò, non ti darò la luna, bensì il sole. La cosa fondamentale è pensare che per un ideale non bisogna morire, bisogna vivere per un ideale. Quindi alle persone che ci dicono moriamo per i nostri ideali, è sbagliato, io dico viviamo per i nostri ideali. Ciao a tutti. Grazie Luigi. Grazie ragazzi. La vostra sensibilità colpisce.